Passiamo all'oggetto 191, la consigliera Casciari interroga l'assessore Cecchini, per la quale risponde l'assessore Bartolini, intendimenti della giunta regionale per salvaguardare il futuro del POST, Perugia, Officina Scienza e Tecnologia di Perugia. Prego, consigliera Casciari. Grazie. Sì, allora parliamo appunto di uno dei più antichi centri di diffusione della cultura scientifica, in questo caso il Museo POST è a Perugia, è nato nel 95 e dagli anni 2000, grazie anche alla partecipazione della provincia di Perugia, del MIUR, del MIBACT, della Fondazione Cassa di Risparmio, è continuato a crescere. Dal 2005 il museo è amministrato da una fondazione alla quale fanno parte appunto il Comune di Perugia, la provincia e diversi soci sostenitori. È una delle principali strutture museali regionali nel settore della divulgazione scientifica e tra l'altro è membro di importanti reti nazionali, tra cui quella dei musei scientifici anche europei, con i quali ha sviluppato negli anni progetti di rete e anche partecipato a manifestazioni su tutto il territorio nazionale, tra cui tre Festival della Scienza di Genova in 3 anni diversi, l'European Science Open Forum a Torino nel 2010, Scienze in Piazza Bologna, quindi è in rete con diverse strutture nazionali ed internazionali. Naturalmente, per la sua lunga storia, ha consolidato nel territorio importanti attività di divulgazione della formazione scientifica, come delle mostre, laboratori destinati prevalentemente a famiglie, bambini e turisti, attività didattiche e anche, ludiche destinate a studenti dai 3 ai 18 anni. Ha sviluppato circa 100 protocolli didattici sperimentali per le scuole di ogni ordine grado. E in questi anni sono stati circa 120.000 gli studenti che hanno partecipato ai laboratori svolti nel museo, nelle scuole o anche nell'ambito di uscite guidate organizzate. Organizza inoltre degli incontri sperimentali di approfondimento scientifico, manifestazioni di eventi di caratura nazionale, oltre che animare una zona di Perugia molto complessa dal punto di vista anche diciamo, vivibilità. Corsi per adulti di astronomia, fotografia e nell'ambito della digitalizzazione. Il tema qual è? È che il POST, oltre che godere dei contributi dei soci sostenitori, ha nel triennio 2015-2017, grazie alla legge 113 del 91, partecipato a un bando pubblico alla quale appunto era stato idoneo un bando pubblico sulla legge appunto che prevede il sostegno al dialogo e all'interconnessione tra il mondo della scuola, della ricerca e della produzione scientifica. Ha partecipato, dicevo, al bando aggiudicandosi uno stanziamento per il triennio 2015-2017 pari a 125.000 euro. Lo stesso bando è stato diciamo, riaperto, emanato a giugno 2018 con decreto direttoriale del MIUR 1410. Quindi parliamo di giugno 2018, quasi un anno fa. La Fondazione POST ha regolarmente depositato la documentazione richiesta. Ad oggi, dopo quasi 10 mesi dall'indizione del bando, non risulta nessuna notizia in merito ai risultati della verifica della richiesta e degli eventuali soggetti beneficiari dei finanziamenti. A questo proposito, il sottosegretario all'istruzione, in risposta a una recente interrogazione parlamentare, ha dichiarato che l'istruttoria del Comitato Tecnico Scientifico era tuttora in itinere, perciò i tempi di attesa Tempo, sembrano consigliere. ancora molto lunghi. Il POST ha promosso il 29 ultimo scorso i suoi stati generali, era presente un onorevole, appunto di Perugia, che ci ha diciamo, rassicurato che i tempi, sembra che il bando sia chiuso, però loro non hanno ancora avuto notizie ufficiali dei finanziamenti e quindi non sono diciamo, bancabili, e sembra che comunque l'erogazione possa avvenire non prima della chiusura di questo anno solare. Quindi il POST in questa fase storica si trova per la prima volta ad essere chiuso, con 6 dipendenti che non hanno ad oggi
percepito stipendio da 3 mesi. Quindi, a parte appunto la preoccupazione per i dipendenti, credo che abbiamo la responsabilità di trovare delle soluzioni. La Regione non è una delle socie che partecipa alla Fondazione. Chiedo alla Giunta se ha in itinere magari qualche situazione tampone per cercare di accompagnare questa fase di criticità del post, e quindi chiedo appunto se in prospettiva possano esserci delle soluzioni. Prego, Assessore. Grazie Vicepresidente, grazie alla consigliera Casciari per aver evidenziato un problema che è fortemente sentito dalla, non solo la città di Perugia, ma anche a livello regionale. Come ha ricordato, venerdì scorso si sono svolti presso il post gli stati generali con un'affluenza fuori da questo punto di vista delle migliori aspettative, perché oltre a un pubblico notevole e significativo, diciamo, tutte le forze politiche dal livello, come ha ricordato lei, parlamentare fino scendendo, c'era anche lei e il consigliere Lonelli e molti consiglieri comunali, la questione quindi è stata affrontata. E quello che ha detto lei lo devo purtroppo confermare, ma dalle notizie che sono state date dall'onorevole Imparoe Prisco, che sta seguendo la vicenda al Ministero, sicuramente non prima di dicembre arriveranno, ahimè, questi fondi. La Regione da tempo, rispetto alla domanda che lei mi ha posto, da tempo sta monitorando la questione del post. Devo dire che anche io sono stato sollecitato dal Presidente, dai consiglieri di amministrazione sin dal 2015, abbiamo rappresentato, come lei ha ricordato, che per le politiche di contenimento delle partecipazioni la Regione non può partecipare, però abbiamo sempre detto, tanto al Comune di Perugia, che è il membro, diciamo, della fondazione più rilevante, quanto ai consigli di amministrazione, che si potevano attingere per le finalità del post i fondi europei dell'agenda digitale. Il Comune, devo dire, di Perugia su questo tema per un po' di tempo ha nicchiato perché aveva altre idee, però poi la questione finalmente si è sbloccata da un punto di vista politico a gennaio di quest'anno, quando il sindaco Romizzi ha chiesto direttamente alla Presidente Marini, ed io ero presente, un incontro sul post. E lì abbiamo convenuto di mettere, diciamo, a disposizione, fermo restando, perché poi questo è un passaggio importante che dovrò dire, fermo restando le verifiche tecniche di legittimità, eccetera, eccetera, di mettere a disposizione del post o comunque delle strutture attigue di proprietà comunale attigue al post i fondi per il Digipass. E quindi il Comune di Perugia sta coprogettando assieme alla Regione il Digipass di Perugia nell'area di Piazza del Melo, dove sta anche il post. A questo punto due sono le soluzioni. La prima, su cui penso, perché ho avuto le notizie ancora non ufficiali, ufficiose, ma da quello che mi è stato detto per le vie brevi, la segreteria del Comune di Perugia pare che sia favorevole, e anche secondo me, e questo è possibile, coinvolgere direttamente il post nella gestione del Digipass. Se questa risposta arriverà in tempi brevi, io sono già pronto a portare la delibera in giunta per affidare per i prossimi 3 anni una cifra che si dovrebbe aggirare tra i 400 e i 500 mila euro, in cui i costi del personale possono, diciamo, essere coperti, non tutti, però, diciamo, tra costi della struttura e costi del personale si può dare, diciamo, un ossigeno, tenendo presente che una volta che costituito il Digipass è una programmazione futura, sarà sempre oggetto di finanziamenti. Quindi non è solo una soluzione tampone, ma è una soluzione che arricchirebbe le possibilità di attività del post. Se invece la risposta non sarà positiva, ma ripeto, non penso che sarà così, comunque in Piazza del Melo verranno individuate le risorse, e ho finito un minuto,
è una cosa importante. Comunque verranno allocate le risorse che potranno, il Comune di Perugia potrà fare delle economie di spesa per abbassare sostanzialmente comunque i costi che deve sostenere il posto. E quindi questa sarebbe la soluzione tampone, però andrebbe in una direzione, diciamo, di riportare l'ente in un equilibrio finanziario. Grazie Assessore, prego Consigliere Casciari. Sì, grazie Assessore, ci ha dato insomma uno spiraglio positivo. Mi auguro da una parte che comunque si sblocchi la situazione sul bando nazionale, perché comunque sono risorse che danno anche una riconoscenza alla storia del POST e alla sua connessione con la rete nazionale e internazionale. Dall'altra la ringrazio e mi auguro che il Comune di Perugia possa abbracciare questo percorso transitorio, ma che comunque darà anche un altro significato in termini di punto di riferimento del POST stesso. Col capogruppo del PD, consigliere Chiacchieroni, abbiamo in itinere, abbiamo ripreso una vecchia legge appunto sulla valorizzazione e appunto una vecchia legge del ex consigliere ora assessore Barberini, che aveva lasciato nella precedente legislatura, inerente proprio al sostegno alla diffusione della cultura tecnica e scientifica, che nella nostra regione ha bisogno di essere sostenuta e valorizzata, visto che abbiamo anche una piegatura forte verso una umanizzazione, diciamo così, della formazione universitaria, e quindi insieme al POST, altre strutture regionali, diciamo, cercheremo di tenerle insieme proprio con una legge quadro che possa aiutare anche a farle lavorare in rete e a dargli anche un respiro nazionale e internazionale con un marchio regionale. Grazie. Grazie consigliere Casciari, procediamo in ordine chiaramente come mi ha lasciato la Presidente, poi riprenderemo l'ordine cronologico normale. L'oggetto numero 194, sequestro da parte dell'ASD2 di una pensione privata per animali in località Pentina, comune di Terni, per presunte irregolarità amministrative, chiarimenti della Giunta regionale al riguardo, interroga la consigliera Carbonari, risponde l'assessore Barberini. Prego consigliere. Grazie Presidente. Questa interrogazione appunto fa riferimento a delle notizie che abbiamo appreso inizialmente dalla stampa e riguardano, come solito in questo ambito, l'ASL 2, il comune e la zona appunto che riguarda il comune di Terni e appunto tutto quello comunque che riguarda l'ASL 2. In questo caso specifico sarebbe il comune di Montefranco, il sindaco del comune di Montefranco ha fatto una protesta gravante che andava un po' su tutti i giornali per sollevare delle criticità su una vicenda. Allora, che cosa è successo? Il 7 marzo alcuni cani sarebbero stati prelevati presso la struttura di San Gemini, a cui fa riferimento questo comune di Montefranco, ma appena arrivati, questo riporta la notizia di stampa, appena arrivati si è avviato un vero e proprio parapiglia con l'intervento di carabinieri, forestale, ASL eccetera. Dopo varie verifiche e la verifica della regolarità della documentazione, sono riusciti a far uscire questi cani e a portarli in questa pensione di Pentina, pensione a cui si appoggia il WWF in attesa delle adozioni. In definitiva sembrerebbe che questi quattro cani avrebbero subito trovato delle persone, delle famiglie disponibili ad adottarli, se non che l'ASL sequestra l'intera struttura per presunte irregolarità amministrative. Struttura che, vorrei ricordare, era stata già controllata un po' di tempo prima e sulla quale non erano state trovate alcune criticità, e quindi invece diciamo così, delle problematiche amministrative vengono sequestrate. E chiaramente il sindaco si lamentava perché ora questi animali, questi cani, rischiavano di perdere di non avere più la possibilità appunto di poter essere adottati. E siccome in quel luogo della nostra regione, in ambito canili, ogni tanto ne succede una, vorrei ricordare in effetti
che le morti di animali all'interno del canile sanitario nel 2018 hanno subito un incremento notevole, 6 nel primo semestre e 24 nel secondo semestre, morti delle quali sembra che non siano note le cause alla ASL, poiché non erano in possesso dei referti dei cani deceduti. Dopodiché problematiche di vario tipo per quanto riguarda le adozioni, dove sembra veramente difficile poter portare avanti un'adozione in quelle zone. E allora, siccome le criticità sono molte, soprattutto nella ASL 2, poi ci sono anche nella 1 in merito alle adozioni, ma nella 2 diciamo sono più intense, noi vogliamo sapere se i fatti esposti corrispondono al vero e chiarendo i motivi per i quali sarebbero stati predisposti i controlli in questa pensione privata, già controllata precedentemente, specificando i motivi del sequestro, se era stato notificato a tutti i proprietari dei cani presenti nel canile e le ragioni per cui non si sarebbe proceduto subito al dissequestro, ma solamente in seguito a una riunione di sabato sera alle 19, anche questo anomalo, chiaramente dopo che il sindaco era uscito sui giornali. E si chiede inoltre di segnalare quali sono le azioni che la Giunta intende intraprendere alla luce delle difficoltà e delle emergenze in merito appunto alla gestione dei canili in questo territorio, che in parte solamente io ho riportato in questa interrogazione. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Sì, gli interroganti chiedono di sapere se i fatti esposti corrispondono al vero, cioè se la pensione privata già controllata, che era stata controllata in precedenza, sia da ritenere idonea. In realtà la non idoneità a cui si fa riferimento nei processi verbali citati nella interrogazione non è dovuta a carenze strutturali, ma esclusivamente al fatto di essere totalmente sconosciuta al sistema informativo veterinario del SIVA, che è lo strumento che gestisce l'anagrafe canina. Questo è chiaramente un riferimento, un obbligo che è previsto dalla legge regionale, dal nostro testo unico dei servizi sanitari e sociali, la legge 11/2015, all'articolo 219,7. Come tutti noi sappiamo, proprio perché abbiamo prodotto recentemente anche una modifica legislativa a quell'atto, i cani, siano essi di proprietà, siano essi tenuti a domicilio, quindi dei proprietari, o dimoranti presso strutture, canili rifugio o sanitari, devono essere censiti ed iscritti all'ACR, all'anagrafe canina regionale. Nella fattispecie la pensione pet residence non è risultata in regola al controllo che è stato fatto l'ASL, qui mi attengo riportando esclusivamente i fatti che mi sono stati puntualmente segnalati dalla ASL, non in regola perché i registri di carico e scarico dei cani non erano tenuti in modo regolare. Nel caso specifico c'erano due registri vidimati in data 15 settembre 2015 ed uno successivo nel 16 agosto 2017. Dal controllo eseguito in questi registri molte delle pagine non risultavano vidimate da parte del competente servizio veterinario. La motivazione che è alla base quindi del sequestro è l'evidente difficoltà a garantire la tracciabilità della movimentazione dei cani presenti all'interno della struttura stessa e quindi stabilire nel caso la regolarità della presenza dei cani stessi all'interno della struttura. Alla luce del sequestro, proprio per queste palesi e evidenti irregolarità amministrative che impedivano la ricostruzione della movimentazione e la proprietà dei cani stessi, gli animali venivano affidati in custodia alla signora Stefania Bifano. La signora non ha aderito alla sottoscrizione del processo verbale e ha dichiarato di non essere informata circa l'obbligo della registrazione degli animali nell'anagrafe canina regionale. Quindi a parere l'ASL non sembrano pertanto sussistere dubbi circa la correttezza e l'operato del personale del Dipartimento che si occupa, che è organo tra l'altro come sappiamo anche di polizia giudiziaria, nella gestione della vicenda. Andrebbe per la verità chiarito come mai i quattro cani affidati dal comune
del Comune Montefranco siano stati affidati a una pensione anziché ai richiedenti, agli adottanti. Questo agli adottanti, insomma, non sono andati direttamente agli adottanti, ma andrebbe chiarito, non sto dicendo che è una irregolarità, andrebbe chiarito questo aspetto e come mai siano stati affidati ad una pensione che, come ho detto prima, non ha presentato le procedure amministrative regolari per garantire una tracciabilità del passaggio. Questo passaggio canile non sembra configurarsi pertanto, a parere del nucleo degli ufficiali polizia giudiziaria della ASL, non tanto come adozione come in questi casi, ma in ogni caso appunto i funzionari della ASL sono competenti, quali appunto servizio veterinario, per esercitare i controlli dovuti sia nella fase pre sia nella fase post affido. Grazie Assessore, prego Consigliere Carbonari. Sì, grazie all'Assessore. Io sicuramente non posso che dire che la legge va rispettata, è quella che è la legge regionale e altre leggi chiaramente devono essere rispettate, però mi aspetto lo stesso tipo di atteggiamento per tutte le altre cose che prevede la legge regionale, per le adozioni, per le verifiche di carico e scarico. E io mi domando, ma quante volte le avete fatte le verifiche di carico e scarico nei canili? Posso fare un accesso agli atti e rendermi conto di quante volte sia stata fatta questa verifica. Perché la legge regionale, io ribadisco, sul benessere animali va rispettata e ho fatto anche una mozione in merito, ma ci ricordiamo in alcuni casi di farla rispettare e in altri no. Sul discorso dell'affidamento, perché sono state affidate alla pensione e non ai quattro proprietari, forse perché nel frattempo gli adottanti sono arrivati forse dopo. Però ribadisco che in quella zona dell'Umbria la gestione dei canili è una cosa da attenzionare con molta, molta forza, perché succedono delle cose che vorrei dire, che mi sono state raccontate e oggi ve le dichiaro e non ho problemi a andarle anche a dichiarare a qualcuno, dove si dice che in quella zona portano su animali, cani, con furgoni la malavita e li rilascia lì. Per far guadagnare chi? I gestori dei canili, in genere, e quindi perdere le casse comunali. Allora i registri di carico scarico in quei casi vengono controllati, allora io vorrei che la legge regionale venga fatta rispettare sempre. Per tutti i canili, per tutte le strutture private e pubbliche. Grazie.